Come vedo la public history e come mi sembra che sarebbe opportuno parlarne, parlare di storia al di fuori dell'Accademia. Dunque, innanzitutto io penso che sia molto necessario portare le discipline scientifiche fuori dall'Accademia e la storia non fa eccezione. Penso che sia necessario perché il livello di specializzazione raggiunto dalle discipline è tale da essere in alcuni casi inavvicinabile a molta parte della popolazione, che al tempo stesso ha l'illusione di essere immersa in una quantità di informazione, ma ha sempre più bisogno di trovare le strade, perché l'informazione, le notizie che ha ci sono anche molto più facilmente accessibili del passato, ma sono molto più frammentarie e frammentate e quindi è necessario uno sforzo superiore di concettualizzazione e di riorganizzazione da parte di chi fruisce. Come farlo? Beh, allora, da un certo punto di vista, secondo me, ci sono due cose che a me paiono importanti ed urgenti. Una è quella di aiutare le persone a contestualizzare, proprio perché le informazioni che riceviamo sono molte volte puntuali, magari anche raccontate con grande enfasi, c'è invece bisogno di staccarsi un momento, allargare un pochino più il fuoco e mettere un pochino più in relazione fenomeni e persone nel tempo e nello spazio. Quindi un primo lavoro importantissimo, secondo me, ha a che fare con le modalità di contestualizzazione, modalità che possono essere legate alla parola scritta, agli incontri, ma anche tantissimo alle rappresentazioni visive, purché si faccia attenzione a questo punto. Un altro aspetto che mi sembra molto importante è il ragionamento sui pubblici, perché è ben diverso parlare di storia a chi questa storia l'ha vissuta, soprattutto se parliamo di una storia recente, altra cosa è parlarne a chi questa storia non l'ha vissuta. E molte volte, se io penso a esperienze come l'uomo sulla Luna e che cosa ha significato per la civiltà occidentale il primo uomo sulla Luna rispetto a per esempio il tema della guerra fredda e di tutti questi aspetti qua, bene, a me è evidente, ma non penso che necessariamente sia così a chi è nato negli anni 90 e che non ha vissuto il periodo della guerra fredda. Quali sono le cose che mi hanno colpito nel fare la ricerca che ha portato alla stesura del libro Con la cultura non si mangia, falso? Forse il tema su cui ho riflettuto di più e sul quale sono rimasta più colpita è stato proprio quello legato ai numeri. Ho due esempi in mente. Il primo, quanto poco le statistiche ci dicono. Noi sappiamo quali sono le vendite al botteghino dei film, noi sappiamo quanti sono i libri venduti in un anno, ma non sappiamo niente di quanto la gente apprezzi il cinema, quanto le persone consumino cinema, fruiscano cinema, perché ci sono intere fette di mercato che semplicemente non sono misurate. E la seconda cosa è che quando sono misurate a silos, non sono misurate pensando a chi le fruisce. E questa, secondo me, è una limitazione pazzesca e apre uno spunto di lavoro e di ricerca importantissimo relativo alle interconnessioni fra i consumi culturali e le fruizioni culturali, per esempio a livello territoriale. Un'altra cosa che ha suscitato molto il mio interesse mentre scrivevo il libro è stata la distinzione fra la cultura come qualcosa che interessa all'élite piuttosto o invece la cultura come qualcosa che interessa a nicchie di persone. Noi molto spesso abbiamo orientato il dibattito sulla cultura distinguendo fra cultura alta e cultura bassa e questo secondo me è stato un po' fuorviante, perché è indubbio che la Cappella Sistina è cosa diversa da un lavoro di un graffitaro qualunque, ci mancherebbe. Però al tempo stesso
se ci mettiamo nella prospettiva delle singole persone e dell'importanza che la cultura ha e dovrebbe avere per ciascuno di noi, io penso che la cultura è quello che ci fa sentire profondamente a casa. E quindi, fra le persone che conoscono, apprezzano, frequentano il mondo della street art, in realtà c'è una crescente consapevolezza di che cos'è la differenza fra un buon graffito e un brutto graffito. E anche Michelangelo è stato contemporaneo di qualcuno ad un certo punto ed è stato percepito come pazzo o come difficile da comprendere. Ecco, siccome noi tendiamo un po' troppo spesso a distinguere fra cultura alta e cultura bassa, noi nei fatti diamo più peso alle élite rispetto alle nicchie e non riconosciamo abbastanza, secondo me, o almeno questo è quello su cui ho riflettuto mentre scrivevo, che all'interno delle nicchie ciascun fruitore, ciascun produttore potrebbe essere molto più competente di quanto non riconosciamo.